Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. We are now in our second night of our Church National Conference. So here, I took a little selfie and let's continue to praise our Lord. You smile and turn to the person next to you and greet them. Perché non vi girate al vostro alla persona che vi sta accanto, la salutate e sorridete? How great. Ho pensato, quest'uomo non mi conosce. So I waited a little bit to respond. Quindi ci ho messo un po' per rispondere. And I reached out to my good friend brother Hunley. E ho contattato il mio caro amico il fratello Hunley. I said, "Do you think this is real?" E gli ho chiesto, ma secondo te fa sul serio? He doesn't know who I am. Perché non mi conosce. And he said, "You may have a friend who put in a good word." E lui ha risposto, può darsi che un tuo amico ci abbia messo una buona parola. Really, my heart is full by being with you. Il mio cuore è veramente pieno e
grato per essere con voi. And I believe the best is yet to come. E io credo che il meglio deve ancora venire. Back to the Garden of Eden. Fino ai tempi del giardino dell'Eden. The enemy brought division. Il nemico ha portato divisione. The first attack that the enemy brought against humanity was to Adam and Eve. E il primo attacco del nemico verso l'umanità lo ha fatto nei confronti di Adamo ed Eva. It seems he came at a point that there was a separation in the relationship. Perché a un certo punto è come se ci fosse stata una separazione in quella relazione. We do not know if Adam just chose to be silent. Non sappiamo se Adamo ha scelto di rimanere in silenzio. Or perhaps he was not nearby when the serpent was speaking to Eve. O forse non si trovava nei paraggi quando il serpente si rivolse ad Eva. But this is what we do know. Ma questo è quello che sappiamo. It was an attack on marriage. Che quello è stato un attacco al matrimonio. Marriage is the beginning of the family structure. Il matrimonio è il fondamento della struttura familiare. You only get a couple more chapters into the Bible. E basta andare qualche capitolo più avanti nella Bibbia. And we read of Cain and Abel. E leggiamo attorno a Caino e Abel. Cerca di distruggere le relazioni. Now I know thousands of years have passed. Io so che migliaia di anni sono passati. But the nature of the devil has not changed. Ma la natura del diavolo non è cambiata. The devil still seeks to destroy marriages. Il nemico cerca ancora di dividere le relazioni. And I do not mean this only in the natural, but the spiritual also. E non lo intendo soltanto dal punto di vista naturale, ma anche da quello spirituale. We see the reality of this in the world today. Perché è questa la realtà che vediamo nel mondo di oggi. I have heard even in my time in Italy this week. Persino in questa settimana, nel mio tempo qui in Italia, ho sentito some of the cultural ideas surrounding marriage and family. Alcune delle idee. Cain has the audacity, the boldness to ask God. E Caino ebbe l'audacia di dire a Dio. Am I my brother's keeper? Di chiedere a Dio, sono forse io il guardiano di mio fratello? You think I'm supposed to take care of him? Secondo te io dovrei prendermi cura di lui? Yes. Sì. You were. Sì, avresti dovuto. And what the Lord tells Cain is very concerning. E ciò che Dio dice a Caino è molto importante. He says, from this day forward. Perché disse, da questo giorno in avanti. The ground will be cursed. La terra sarà maledetta. It will not give you a harvest. Non ti darà più i suoi frutti. And you will live as a fugitive the rest of your life. E tu vivrai per il resto della tua vita come. Io so che quando leggiamo questa storia, we think Cain and Abel must have had a problem. Pensiamo che il problema fu tra Caino e Abele. No, no. Ma no, no, no. Cain had a problem with God. Era Caino che aveva un problema nei confronti di Dio. But when somebody has a problem with God, quando qualcuno ha un problema con Dio, that will show up in the room to preach tonight. Sono qua per predicare stasera. That unity matters. Che l'unità conta. Amen. You may recall the story in 1 Samuel 17. Potreste ricordarvi la storia in 1 Samuele? Can I tell you what I think happened? Posso dirvi quello che io penso che sia accaduto? That older brother, quel fratello maggiore, had seen the pain his younger brother put their father through. Aveva visto tutto il dolore che il fratello più piccolo aveva provocato in suo padre. He had watched his father cry. Aveva visto suo padre piangere. He had seen his tears. Aveva visto le sue lacrime. He had heard him pray. Lo aveva sentito pregare. And he knew. E sapeva. The pain of my father. Il dolore di mio padre. Is because of my brother. È a causa di mio fratello. And while the father was willing to forgive. E mentre il padre era pronto a perdonare. The brother was not. Invece il fratello no.
So the father has forgiven. Quindi il padre aveva perdonato. But the brother has an attitude against his brother. Ma suo fratello aveva una cattiva attitudine nei confronti del fratello più piccolo. And the father is saying, everything I have is yours. E il padre dice, tutto quello che è mio è anche tuo. Of this most important thing, della cosa più importante, the church must have unity. La chiesa deve avere unità. Paul writes in Galatians chapter 5. Paolo scrive Galati capitolo 5. About the fruit of the spirit. Attorno al frutto dello spirito. Love, amore, joy, gioia, peace, pace, long suffering. Compassione, to be gentle, di essere gentili, goodness, bontà, faith, fede, meekness, mansuetudine, temperance, autocontrollo. Can I tell you something about these things? E posso dirvi qualcosa attorno a queste cose? They do not work except in a relationship. Che non funzionano tranne che nelle nostre relazioni. You don't need these if you're on an island by yourself. Noi, tu non hai bisogno di queste cose se ti trovi in un'isola da solo. But Jesus knew. Ma Gesù sapeva. You can't do this by yourself. Non lo puoi fare da solo. I'm gonna put you in the church. Ti metterò in una chiesa.